Ciao amici di Calcio Shop, oggi presentiamo il pallone della Champions League edizione 2011-2012. Lo faremo in compagnia del product manager di Adidas, Tommaso Saronni. Ciao a tutti, benvenuti. Bene Tommaso, cosa ci puoi dire di questo pallone? Vi posso parlare del finale 11, sicuramente è uno dei palloni più noti e più visibili al mondo nell'ambito del calcio. La nuova versione, potete vedere, ha una colorazione molto particolare, molto visibile. Si vedono l'utilizzo di colori che in passato non sono state mai utilizzate su questo tipo di pallone. Questo è molto interessante perché anche in fase di rotolamento la visibilità sarà veramente molto alta e particolare, soprattutto sull'erba verde del campo. Per quanto riguarda la costruzione del pallone, come sempre Adidas si sviluppa sempre il massimo delle tecnologie, delle ultime tecnologie, quindi in questo caso il pallone poi ha la peculiarità e la particolarità di avere i pannelli a forma di stella che richiamano completamente il logo della Champions, quindi questo è un dettaglio molto interessante e molto bello da raccontare. La tipologia di costruzione di questo pallone è unica perché Adidas ha deciso di non costruire i pannelli in due dimensioni come si fa di solito, ma di utilizzare una tecnologia a tre dimensioni. Praticamente i pannelli non vengono appoggiati sulla carcassa piatti e poi piegati e cuciti, ma vengono in realtà sottovuoto applicati a delle specie di mani meccaniche, dei bracci meccanici che appoggiano i pannelli sulla carcassa del pallone e poi vengono termosaldati. La termosaldatura, ricordo che è un modo di saldare i pannelli tra di loro, quindi si eliminano completamente qualsiasi tipo di cucitura. Questo rende il pallone molto più sferico e soprattutto molto più resistente sia alle intemperie, e assorbe meno acqua, ma soprattutto anche allo sgonfiamento, perché non ci sono punti di fuoriuscita per l'aria. Vi ricordo che anche sulla superficie del pallone, per rendere molto più facile il controllo e il contatto con la scarpa, sono state fatte delle micro increspature che rendono quindi il pallone leggermente ruvido e quindi danno un maggiore grip col piede. Ringraziamo Tommaso. Prego. E vi ricordo che il pallone finale 11 è disponibile su Calcio Shop.